guarda, lo senti di Trieste, in cui da stasera fino a domenica va in scena Jersey Boys, con la regia di Claudio Insegno. Siamo con i protagonisti di Jersey Boys. Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera. Alex Mastromarino, Claudio Tonelli, Marco Stabile, Flavio Gismondi. Dopo le repliche di Milano di due stagioni fa, dopo le repliche di Parigi, finalmente siete in tour e finalmente fate tappa a Trieste. Ci raccontate qualcosa dei vostri personaggi? Comincio io. Bob Gaudio è il tastierista, diciamo che è quello che scrive i maggiori successi del gruppo dei Four Seasons, è anche quello che viene dopo, perché il gruppo già esisteva e lui diciamo che si inserisce successivamente in una seconda battuta. Io interpreto il ruolo di Tommy DeVito, che è diciamo un po' il malavitoso, quello lì che inizialmente capisce che grazie alla voce di Frankie in qualche modo può ottenere un successo che singolarmente magari non riesce ad ottenere. È un personaggio che ha un'evoluzione piuttosto bizzarra, perché se all'inizio è il promotore del gruppo, successivamente sarà il motivo per cui il gruppo avrà una marea di problemi che dovranno risolvere loro tre. E niente, poi c'è... Io sono Claudio Zanelli, sono Nick Massi, che sono il bassista e il basso del gruppo. Io sono quello che all'inizio, insieme a Tommy, insegna a Frankie, che era un ragazzino, Frankie aveva 16 anni, e gli insegna a cantare, e poi a un certo punto sono quello che nel secondo atto comincia a far vedere anche i lati negativi della nostra amicizia e del nostro gruppo. Io sono Frankie Valli, sono il frontman di questo gruppo, che però è insomma solamente la punta dell'iceberg, che senza il sotto dell'iceberg, senza di loro non sarei diventato niente, perché senza le canzoni scritte da Bob Gaudio, senza il crederci forte di Tommy DeVito e senza le lezioni che mi ha impartito Nick Messi, non sarei arrivato da nessuna parte. Io arrivo a descrivere l'ultima parte della vita di Frankie Valli, quando rimane ormai un solista, e quindi insomma diciamo che ho la parte forse più intima, più fredda, infatti sono la stagione dell'inverno, ma dove in realtà succedono anche tante cose molto belle per lui. Quale credete sia la forza di questo spettacolo? Io credo che una cosa che noto, che molto spesso mi viene detta dalle persone che vengono a vederci, è che si rivedono e si rispecchiano tutti quanti in qualcuno di noi. È uno spettacolo che offre un sacco di spunti dal punto di vista proprio antropologico, direi quasi, perché c'è, c'è l'amore, c'è la tentazione, c'è il fallimento, ma in realtà siamo quattro ragazzi semplici che dalla periferia della grande mela, credendoci davvero e non credendoci poco, ce la fanno, attraversando vari percorsi, anche ostacoli, ce la fanno a realizzare un sogno. Sì. Poi comunque sì, la regia comunque anche di Claudio Insegno ha fatto sì che questa cosa fosse fluida e fosse, come dire, accessibile a chiunque, anche di facile lettura, in maniera tale che questa storia, che non è una storia italiana, ma è una storia che parla di italiani, perché siamo tutti in realtà figli di immigrati, arrivasse ancora di più al pubblico. Ci sono dei splendidi monologhi di interazione, quindi gioca molto sull'interattività con il pubblico e quindi crea già questo tipo di connessione fin dall'inizio. Sì, e poi si assiste un po' all'ascesa di un sogno, no? E quindi direttamente quando si vede un altro essere umano che corona un sogno, c'è quell'empatia gratuita che ti viene da dire magari ce la faccio pure io, e quindi direttamente si fa il tifo per questi quattro ragazzi che dal niente arrivano a vincere premi importantissimi. E poi le musiche sono fantastiche, le musiche nessuno sa che sono le loro, viene a vedere lo spettacolo e la senti e la conosce, ma questa è loro, è tutto così, uno dopo l'altro, quindi in verità le conoscete tutte anche se non sapete che sono dei Four Seasons. Comunque tranquilli, perché lo facciamo in italiano. Assolutamente. Sì. A proposito, mi raccontate dell'emozione di Parigi? Io prima che dell'emozione ti parlerei del terrore, forse, perché okay. Da uno che non conosceva affatto la lingua francese, 22 giorni li ho contati, 9 ore al giorno a studiare la lingua francese, è stato prima di tutto un terrore, poi è stata anche una grande soddisfazione, però anche una grande esperienza, una bellissima esperienza.
ti dà anche una visione del mondo diversa, nel senso farlo anche in un'altra lingua è una cosa molto, è un valore in più secondo me che aggiungiamo a questo spettacolo. Anche attorialmente cambiano i personaggi indirettamente, sì. Hanno delle sfumature diverse, hanno molte più sfaccettature, hanno anche accenti diversi. Sì. In chiusura, e poi le parisienne ha detto che i Jersey Boys italiani hanno un francese molto affascinante. Ecco. Quindi ragazzi siamo affascinati. E possiamo dire di essere l'unico cast al mondo ad aver fatto Jersey Boys in due paesi, in due lingue diverse. Un invito al pubblico triestino, non solo, a venire a vedere lo spettacolo. Venite perché io ho una bellissima voce, lui ha dei bellissimi bassi, lui è bellissimo e basta. E Flavio, cioè, è un genio, cioè, ragazzi, cioè, no, venite perché è uno spettacolo che veramente merita di essere visto, la parte di scherzi, è una, ormai voglio dire, è la terza stagione che siamo in giro, abbiamo ricevuto anche il riconoscimento. Ed è la terza stagione perché è il pubblico che vuole la terza stagione, e quindi venite. Poi in un teatro così bello non potete non vedere. Cioè, sì, io verrei anche solamente a sedere. Appuntamento quindi da stasera, domenica pomeriggio con Jersey Boys. Vi aspettiamo. Aspettiamo. Ciao. Ciao.